Andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima e adesso andiamo a fare il quinto giro. Il quinto giro andiamo a uh, iniziare il motivo che lavoreremo praticamente per tutto il tempo. Allora, facciamo 1, 2, 3 che sono la nostra prima maglia alta, prendo uh, a ah no, faccio una catenella di separazione, poi prendo il filo, rientro nella stessa maglia dove ho fatto le 3 catenelle. E vado a fare una seconda maglia alta dopodiché salto eh, due maglie quindi una due e vado nella terza nella terza maglia vado a lavorare una maglia alta prendo il filo rientro nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia alta poi faccio una catenella di separazione e vado rientro nella stessa maglia e vado a fare altre due maglie alte quindi una Rientro e vado a fare la seconda. Questo è quello che andiamo a fare adesso per tutto il giro. Quindi andiamo a rifarlo insieme ancora un'altra volta. Una, due le salto, nella terza vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro nello stesso foro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto una, due, nella terza vado a fare due maglie alte, quindi una. Rientro nello stesso foro, vado a fare la seconda, una catenella e rientro e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e vado a fare anche la seconda. Quindi per tutto il giro andiamo a ripetere questo. Anche in questo caso vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi una, due, tre, entro e faccio una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il sesto giro che è quello poi che noi andiamo a ripetere. Eh, quindi andiamo a fare adesso, allora, sesto, settimo, ottavo. Nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo quindi per 17 giri. Noi andiamo a fare adesso questo e lo lavoriamo fino a 17 giri in questa maniera. Questo è il sesto giro quindi entro e faccio una maglia bassissima dopodiché faccio una due tre che sono la mia prima maglia alta iniziale una catenella di separazione e nello stesso foro vado a fare una maglia alta passo al foro successivo e vado a fare una maglia alta prendo il filo rientro vado a fare una seconda maglia alta una catenella e due maglie alte sempre nello stesso foro. È quello che abbiamo fatto nel giro precedente, ma in questo momento andiamo praticamente a rifarlo all'interno delle catenelle che noi abbiamo fatto per fare i motivi. Quindi andiamo a farne ancora uno insieme, andiamo nel prossimo, facciamo una maglia alta, una catenella e di nuovo dentro una maglia alta. In quello successivo andiamo a fare due maglie alte una e due una catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare le altre due maglie alte e lo ripetiamo quindi tutto il giro questo è il sesto giro che poi andiamo a ripeterlo per 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 giri 17 giri vi faccio vedere come continuare. Ok, arrivati al diciassettesimo giro, andiamo a fare il diciottesimo in questa maniera, allora, innanzitutto dobbiamo dividere il lavoro a metà, quindi dobbiamo vedere, allora, sono vedete allora. Eh, quello da 4 maglie alte dobbiamo andare a metterlo sopra le 4 maglie alte dall'altra parte poi c'è quello da 2 e quello da ancora da 4 dobbiamo vedere quante ce ne sono e dividere a metà il lavoro quindi in questo caso Ce ne sono allora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e nove: in questo caso ce ne sono. Nove. Allora dividiamo a metà il lavoro: Oppa. entriamo nella maglia eh, centrale. E andiamo a prendere la metà dell'altra parte io in questo caso purtroppo non mi sono accorta e ho fatto uh, dei motivi dispari che è molto strano perché normalmente vengono giusti comunque le 144 catenelle lo fa diventare giusto quindi noi cosa facciamo entriamo dall'altra parte e, eh, facciamo una maglia bassissima in questo caso di eh, nelle vostre 144 maglie quelle fatte a eh, maglia a quattro maglie alte una volta che sono messe una sopra l'altra dobbiamo contare una due fino ad arrivare a sei gruppi sei gruppi da una parte e sei gruppi dall'altra. Quindi, una volta che abbiamo diviso a metà, in questo caso, io purtroppo non, mi, non, non so come mai mi è venuto eh, un, un giro in più, diciamo di maglie alte. Probabilmente non ho fatto moltiplo di 6 in questo nella prova. Vabbè, comunque facciamo, eh, facciamo finta che sono giuste. Dividiamo il lavoro a metà e facciamo una maglia bassissima. Ok, una volta che abbiamo fatto la maglia bassissima andiamo a fare una, due, tre catenelle che è la nostra prima maglia alta iniziale. Dopodiché vado nel gruppo successivo perché adesso abbiamo diviso in due il lavoro e troviamo quello da quattro maglie alte quindi noi andiamo a fare di nuovo una, scusate. Una maglia alta, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte una e due. Comunque, nel lavoro originale, voi troverete eh, quando sono sovrapposti sei gruppi doppi di quattro maglie alte. Altrimenti, se guardate la divisoria sono 12 da una parte, e 12 dall'altra. però siccome noi dobbiamo piegare il lavoro a metà e poi eh, a, um, andare a chiudere eh, ci troviamo praticamente 6 gruppi sovrapposti in totale chiaramente 12 per gamba dopodiché passo al gruppo successivo faccio una maglia alta una catenella una maglia alta vado nel gruppo successivo e vado a fare 4 maglie alte Nel gruppo successivo quindi lavoriamo esattamente come ci viene il lavoro, ok? Come abbiamo fatto fino adesso, dopodiché saltiamo 1, facciamo il gruppo sempre da 4. Adesso andiamo a fare il penultimo da 1. 1 una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ancora il gruppo da 4. Una catenella e altre due maglie alte. E adesso sono eh, praticamente arrivata dove io ho diviso il mio lavoro, ok? Quindi alla metà del lavoro quindi cosa faccio? Entro praticamente qui dove ho fatto la catenella, entro e vado a fare una maglia alta, una catenella e vado praticamente nella terza catenella iniziale, una, due, tre, e faccio una maglia bassissima in modo da chiudere chiaramente il nostro lavoro. Vedete che abbiamo chiuso, dopo dovremo andare a fare l'altra. Perfetto, fatto questo mh, andiamo di nuovo a fare praticamente quello che abbiamo fatto adesso. Quindi vado a rifare di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel gruppo successivo e vado a fare le due maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. ok facciamo così tutto il giro questo è il 19 ehm, abbiamo fatto il diciottesimo questo è il diciannovesimo facciamo anche il ventesimo e il ventunesimo in questa maniera dividendo ok dopodiché dovete andare a riprendere i punti dalla parte opposta e fare anche l'altra gamba intanto andiamo a fare questi tre eh, questi tre giri Ok, una volta che abbiamo fatto il diciassettesimo giro, andiamo a fare il diciottesimo giro, che dobbiamo dividere praticamente il lavoro in due. Questo è il nostro lavoro. Lo dobbiamo dividere in due. Quindi in che modo? Io sono qua che ho chiuso, entro, faccio una maglia bassissima, mi metto praticamente a metà il mio lavoro e una volta che ho la metà entro esattamente appunto alla metà dall'altra parte e chiudo con una maglia bassissima quindi una volta che sono al centro del mio lavoro faccio una maglia bassissima sono chiaramente sempre nella maglia alta catenella maglia alta allora adesso dobbiamo lavorare semplicemente da questa parte e dopo lavoreremo dall'altra parte quindi cosa faccio faccio una 2, 3 catenelle che è la, la nostra prima maglia alta di questo motivo. Lo finiremo però a chiusura a giro, quindi adesso passo al foro successivo e vado a lavorare il mio solito motivo da 4 maglie alte separate da una catenella. Catenella. Passo al foro successivo e vado a fare maglia alta. Catenella maglia alta, lavoriamo così per fino ad arrivare alla metà del nostro lavoro. Ok, sono arrivata alla fine del mio giro, ho fatto il mio gruppo da 4. Adesso, in teoria, ci dovrebbe essere qui nel foro praticamente quella da eh, una catenella: una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Le la maglia, una maglia alta l'abbiamo fatta qua con le 3 catenelle. Quindi rientro in questo foro e vado a fare una maglia alta. Una catenella e vado nella terza catenella iniziale. Quindi, una, due, tre e chiudo con una maglia bassissima quindi vado a fare proprio una maglia bassissima. Questo è il diciottesimo giro. 18 giro che abbiamo fatto solo da questa parte adesso. Andiamo a fare il diciannovesimo e andiamo a farlo uguale praticamente quindi faccio sempre 3 catenelle 1 2 3 vado nel foro successivo a fare il mio motivo da 4 1 rientro da fare la seconda una catenella una maglia alta nel prossimo una maglia alta una catenella, una maglia alta e vedete che e andiamo a rifare il giro in questa maniera. Dopodiché andiamo a fare il ventesimo insieme, ma è sempre uguale al diciannovesimo. Sono arrivata alla fine del giro, sono arrivata praticamente che qui abbiamo il nostro gruppo di maglia alta, quindi entro nel foro, faccio una maglia alta, una catenella, nella terza catenella iniziale vado a chiudere. E abbiamo riformato i nostri motivi quindi posso uh, fare anche così il ventesimo possiamo anche lavorarlo in questa maniera camminiamo nelle due maglie alte potevamo farlo anche al giro precedente questo lavoro entriamo qua e iniziamo il nostro lavoro con le quattro maglie alte quindi 3 catenelle Rientro, vado a fare una maglia alta, una catenella e due maglie alte. Passo al foro successivo e vado a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta. E continuiamo tutto il giro in questa maniera. Ok, sono arrivata alla fine del giro, vado a fare il mio ultimo gruppo di maglia alta, catenella Maglia alta e chiudo nella terza catenella iniziale eh, del gruppo successivo. Poi facciamo anche il ventunesimo giro e andiamo sempre a camminare nella maglia alta successiva e andiamo nel foro. Quando arriviamo nel foro facciamo una, due, tre e andiamo a fare di nuovo il gruppo. Di 4 dopodiché vado a fare una maglia alta una catenella una maglia alta e continuiamo il giro così andando a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale